Take it, don't take it, don't take it! Abbiamo appena passato la dogana per rullo di tamburi. La Svizzera, buon pomeriggio. Il gallo di bingo. Sì, hanno appena riaperto le frontiere. E quindi? E noi ce ne andiamo a Lugano a fare una passeggiatina a Lugano, che ci sta tutto. Hanno riaperto la frontiera, come non andare a trovare la Svizzera dopo 3 mesi che non ci si va. Mamma mia, non vedevo l'ora poi per la gioia di nostra figlia che adora Bingo. E abbiamo scoperto di recente che Lugano è proprio la città dove hanno ideato Pingu. Esatto. Quindi sei contenta, Luna? Sì. Bene. Dai. E quindi ora andiamo per la nostra destinazione. La nostra destinazione, ci vediamo sul lungo lago di Lugano. Esattamente. A piedi. Yeah. Con l'occhiale oggi. Sì, c'è il sole. Dopo che si è fatta una settimana. Una settimana romana. Una settimana romana, è ritornata mo con l'occhiale, che a Roma si schiattava di caldo. Che carino sto albero che è cascato. Mi ha buttato il biscotto. Che biscotto ti ha fatto cascare? Il cantuccio? No, non so, merita il cantuccio mo. Non si butta questo. Luna, ti piace il lago? Qui. Voglio Bingo. Non lanciarlo, non fare come Cristian. Che ne lo faccio? Lei lo gradisce un cantuccio? Sì, dopo subito. Ah. Beh. Qui stiamo sul lungo lago centrale di Lugano. Sta abbastanza freschi. Diciamo che si sta veramente da Dio. Chi volesse venirci, chi non c'è mai venuto, un bel posto per fare una bella passeggiata, specialmente sul lungo lago. Il centro storico, se ci passiamo dopo ve lo facciamo vedere. Intanto aspetta, quello che vedete, questo è il centro storico. È molto carino, ma ecco Cristian che fa routine. È piccolino, carino. Però la parte più bella è proprio il lungo lago. E poi andiamo, ora stiamo andando là, che è il parco comunale, che è molto molto bello. Bene, proseguiamo la passeggiata. Guardate che vista, che figata. Ed eccoci al parco, appena entrati. Meraviglia. Eh sì. Un po' giungla, un po' giardino zen. E un po' spiaggia, mi piace se stava a spiaggia. Qui si vede. Così preso dal posto che non vuole nemmeno mangiare. Eh sì, questo è un po' del lago, ma più avanti ci sta il coso, la spiaggia. Ma io come parlo male. Ma io non sono. Cristian cerca Elsa dentro i tombini. I tombini. Luna la vuole in montagna e domani, se non faccio tardi al lavoro, ho promesso che li porto in montagna. Lei vuole andare a trovare Elsa, che sta in montagna. Guardate questa disposizione di palme, quanto è bella. Ecco, una palma che cammina. Papà, io adoro i fiori. Guarda, i fiori non è che sto per forza da staccare, li vuoi pure guardare. Ti piacciono per davvero, amore? Ecco, guarda come sono messi belli precisi qui. Non provare a staccarli. Di là. Qua sono numerati. Ma io non ho i fiori. Olè. Hai controllato?
Che cosa ho controllato? Ah sì, sta sempre cercando Elsa dentro i tombini. Una cancellata. Così uno si butta nel lago. Prendi una, prendi un ottimo cantuccio. Qui si mangiano i cantucci toscani? Non lo puoi prendere. No, lei vuole il fiore, il cantuccio no. Io preferirei un bel cantuccio. Ma lei ha già mangiato una decina. Guardate che belli questi fiori. Io preferirei un bel cantuccio. Io prefo un cantuccio. Buono. Per sicurezza me ne tengo qualcuno per dopo. Quel paesello laggiù. Dov'è il dito mio che non si vede? Ecco, ecco. Quel paese laggiù è campione d'Italia. Diciamo quell'enclave italiana dentro il Canton Ticino, dove una volta c'era il oddio, non viene la parola, il casino, che ormai è chiuso. Ti fermi così metto questi all'aeroporto? Lei, oh, ad ogni video che faccio sei sempre arrabbiata perché c'è sempre qualche problema tu. È il fiore che non puoi cogliere. E l'acqua che hai bevuto, il nitrate, ne vuoi altre nitrate? E sono tremenda, eh! Guardate che bella composizione qua con questi alberelli. Belli. Guarda lo scorcio lì. Mo lo vedo e lo faccio vedere lo scorcio. Din din. Quella lì è Paradiso. Dovrebbe essere un quartiere di Lugano, se non sbaglio, di Lugano Sud. E lì giù abbiamo parcheggiato la macchina. Dunque ritorniamo alla... Ditegli un po' a questa bambina che non può staccare questi fiori. Ancora con questi fiori. Io prendo i fiori, allora è margherite. Meno male. Fa le foto. Qui altri alberi che cascano sull'acqua. Oh, ho zoomato male. Che a me piace tanto quando fanno sto giochino. Bello, bello. E lì c'è sta la spiaggia che vedo gente che fa il bagno. Veramente stavo facendo un video. Un video pure tu? Guarda, voce che disturba, inquina. Inquina cosa? Che deve inquinare? Inquinamento acustico. La mia voce non inquina. Cioè qui ci sono proprio cartoline. Ed eccoci arrivati alla spiaggetta di Lugano. La gente qui prende il sole, si fa il bagnetto. Ti piace la spiaggetta, Luna? Ma è là? Il pontile? Sì. Possiamo andare in spiaggia? Ci stiamo in spiaggia. Questa... Ma non possiamo fare il bagno. Non abbiamo il costume. Però vedo che l'acqua è un po' sporchina qua. Sinceramente il bagno qui non me lo farebbe io. Sincero, sincero, vabbè, tanto qualche bracciata sta dove è pulita l'acqua. Ma sono un bel cespuglio che entra nell'acqua, bello. Piace, Vale? Valentina risponde con... Troppa gente, non mi piace già. Vabbè, pure a me non mi piace troppa gente. Vabbè, gente in costume. Stai riprendendo gente in costume. Vabbè, chi se ne frega. A me lo stiamo facendo vedere. Questa è la spiaggetta di Lugano. Chi piace stare in mezzo alla gente a Lugano a farsi il bagno, qui se fa il bagno. Se no, andate da un'altra parte. A noi sinceramente ci piace stare più per cacchi nostri. Vabbè. Preferivo l'opzione dell'erba. Infatti andiamo all'erba. Qui si gira e si torna indietro. Ebbene, allora opzione accettata. Relax sull'erba. Andiamo sull'erba. Questa è la visuale del prato.
folle. Ecco qui i bambini che corrono e si divertono, e qui la parte dietro. Ciao, siamo al prato in piena grazia di Dio. Sì. Guarda, gli occhiali riflettono anche le nuvole che stanno là dietro. E stanno i bambini. I bambini stanno facendo amicizia con un bambino. Mi sta inquadrando? Tu li stai inquadrando? Penso di sì. Cioè, questo è proprio un paradiso. Tutta la gente che entra, in pratica, fa picnic, si rilassa, comprano una roba da fuori per poi buttarsi in un piccolo spazio di erba. Come hai visto prima, ci sono pure quelli che si fanno il bagno, tutti accalcati. Esattamente. Si fa tutto qui, pulitissimo, sta sdraiato. Al momento... Noi cerchiamo di integrarci a quello che fanno gli altri, infatti. Insomma. Di corsa. Una. Saluta. Ciao, nonna Rihanna. Com'è questo parco? Bello. Vicino? Bravo. Ah, nonna. Ole, e questa è la piazza principale. Ole, forse un po' più di luce, ecco qua. Questa è la piazza principale di Lugano, pieno di localetti e ristorantini tendenti al pettinato, però molto molto carino. Diciamo che siamo dentro al centro storico. Piccolino, però molto bene. Questo è il municipio. Ti piace, eh? Lugano così. Non riesci a parlare che... Eh sì, ci sta Cristian che ha bisogno di coccole. Bellina assai. E lì c'è il lago. E questo qua è il corso. Quasi tutte orologerie e vestiti di lusso. Qui praticamente si spendono un sacco di soldi. Ecco, via Nassa, sì. Via Nassa, corso di Lugano. E quindi eccoci qua. Qui un po' Luca. Di polizia. E anche Luca, oh, fa la festa. È successo qualcosa, mi sa. Penso di sì. E va bene. Beh, salutiamo i nostri amici che ci seguono e diciamo che se volete, se vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete, seguiteci. Mettete il campanellino dlin dlin che vi diranno, cioè ad ogni video nuovo che uscirà verrete informati. Va bene, c'è sta lei che va a venire sulle spalle, mo ti prendo sulle spalle. Buona serata e ci si vede al prossimo giretto on the road.